nuovissimo evento su FIFA 23 con il compleanno di Foot, uno degli eventi più belli di FIFA Ultimate Team. Siamo arrivati al 14° anno e vi ho preparato un super contenuto. Abbiamo 100 euro di shoppata, 55 pacchetti con tantissimi strepitosi, player pick, Heroes World Cup, icone, di tutto e di più, un evento stratosferico. Come vediamo sono uscite delle icone fantastica e speciale compleanno di Foot. Signori, prima di lanciarci nel pack opening, come sempre sosteniamolo al massimo con un bel mi piace. Nei commenti fatemi sapere come vi sembra questo evento, qual è secondo voi la carta più forte, preferita. Avete trovato qualche giocatorino, avete sculato? Iscrivetevi al canale, attivate sempre la campanellina, ogni giorno 14 nuovo video. Condividete con tutti i vostri amici. E prima di iniziare, nuovissima promozione di Hockey Calcio. Siamo in periodo nazionale e siamo in periodo di fine anno, stanno anche arrivando le nuove magliette 2023-2024, perché in estate usciranno le nuove. E come? Grazie a Hockey Calcio, prezzi bassissimi, potete fare una spesa assurda. Oggi vi mostro una maglietta del Manchester City, bellissima ragazzi, guardate qua, non so, cerco di avvicinarmi. Qualità assurda, davvero, ragazzi, fantastica. La scelta poi è campione italiano, messicano, giapponese, cinese, con la totale personalizzazione. Qui c'è Riyad Mahrez, però voi potete mettere anche il vostro nome o il calciatore che più volete. Ad ogni soglia di prezzo avrete una, due, tre o addirittura quattro maglie in regalo. A vostra scelta, totale personalizzazione gratis. Tutte le info sono in descrizione per capire meglio tutto. Il link al loro sito, se volete darci un occhio, lo trovate lì. E se volete fare l'ordine, io come sempre vi consiglio di crearvi un account prima di fare l'ordine. Qualsiasi problema, domanda o intoppo, c'è la loro assistenza, contattateli subito senza problemi. Detto questo, lanciamoci in uno spacchettamento. Voglio iniziare prima dai miei pacchetti perché ne abbiamo 16 con due giocatori 83 più. Gli altri purtroppo li ho aperti, qualche walkout ma nulla di frizzantino. Speriamo che questi, essendo molto carini, primo pacco, ne abbiamo 16, speriamo in qualche... Primo pacco Foot! Spagna! Che minchia sei? Questo che volevo! Volevo un po' di brio! Volevo un po' di saporino! Pisello sbirulino! Non è niente, non credo valga qualcosa, ma buoni! Lupo Alberto, doppio spagnolo, yam bel! Ragazzi, è incredibile! Primo pacco, primo giocatore speciale! E il secondo è George Best! Walkout però! Oh, mi piacciono, mi piacciono! Allettante! Tonino Gross! Mi piace! Mi piace! Ah, pucchiacca! Due pacchi sono stati la bomba! Ancora walkout! Qui mi spoglio nudo! Modric! Mi spoglio nudo! Conoscendo FIFA, adesso inizia una miriade di 83. Invece if Argentina, CDC, Palacios 87! E ragazzi, bello mio, tu sei già dentro una bella SBC. Gli overall sono bellissimi attualmente, non posso dire di no. Voglio vedere un'altra carta speciale del compleanno di Foot. Poi non chiedo troppo. Bono Mendy, walkout, let's go. Poi se sarà bianca, alzo le manine. Doppio Chelsea comunque. Alzo le manine. Se è speciale del compleanno di Foot, bene, ma se è bianca, bianca il cazzo. Bianco il grande cazzo. Andiamo ad aprire i pacchetti. Uno da 85.000, uno da 160.000. Partiamo da questo. E primo pacco. Scaldiamo le manine. Ma una merda. Un pippone. Germania. Portiere. No, no, invece è buono. Oddio, hanno cambiato i capelli. Da pelato è diventato coi capelli. Gli hanno cambiato la foto. Sembra Photoshop. Però 88. Buono, buono, buono. 88 overall. Good. Ah, abbiamo anche un token, buono, però mica solo un 88, cribbio santo. Dai, ti prego, quello da 160.000, dai. Questo qui, 25 giocatori, un walkout garantito. Please, dai, 160.000 crediti. Speciale. If, che cacata l'if, ma vatta a piangere il culo dell'if, chi è sto coglione? Mandanda, alla faccia, 87, dai, sotto qualcosa di decente, qualcosa di decente... Mamma mia, che vomito! Lo apriremo in modalità nascondino, non statistiche, ma dalle sue squadre che ha giocato. Dobbiamo fare i detective. Primo giocatore! Vediamo, oltre che Biglia, mezzo infarto, ci sono io. Non mi ricordavo di aver fatto la grafica con me stesso, forse è la prima che ho trovato. Del draft, voglio un foot draft. Allora, primo giocatore del River Plate. Un Heroes del River Plate. Argentino...
Diego Milito, mi viene in mente come primo Diego Milito. Mascherano, Mascherano. World Cup? Lo scopriremo. Ok, il primo è Mascherano, ti dico, Hero base World Cup fa cacare. Secondo, oh no, Nakata. Nakata. Lecca, ma leccami la... Porto, Carvalho, Chelsea, West Ham United, mi lancio di testa nel muro, guarda. Inglese, Eros inglese, vabbè, cool, vabbè, roba varia, ultimo. Ultimo, Pumas, il portiere. No, vabbè, ragazzi, ma questa è una merda totale. C'è, ragazzi, Mascherano, Nakata, Carvalho, Cole Campos. Ma che minchia lo faccio a fare sto pick di merda ogni volta? Clamoroso. Dai, ma che vomito, raga. Ma che vomito. Ovviamente andiamo a prendere Mascherano perché l'overall più alto lo lancio in una bella SBC. Eccoli qui, sono usciti un pizzico in ritardo, ma eccolo qua, uscito 150.000 pacchetto Elite Plus, 3.000 Viva Points, 26 giocatori, 1 garantito walkout. Ragazzi, ne abbiamo 3. Nasino, dacci qualcosa di bello. Ti prego, walkout oro. Vabbè, ma Sviata fa, fa dei lavoretti clamorosi. Trent, e sotto tu mi vuoi dire che sotto c'è una merda. E me lo vuoi dire così, ma tu sei uno svergognato. Primo pacco non è andato bene, anzi è andato malissimo. Dai, secondo, un altro, ti prego, un compleanno di futto. Un compleanno di futto, please. Please. Eccolo. Chi è? Brasile. Ada Emerson. Non so quanto vale, la carta è anche bella. Vi dirò la mia. Sembra anche molto bello come giocatore. Bello bello, vediamo se vale qualcosa, però... Secondo completi foot. Non me ne frega un cazzo che sia bello, brutto, forte, scarso. L'importante è trovare le carte speciali. Sono già contento così. Sotto che abbiamo? Un bel Teo Hernandez. Quanto vali? Un bel cazzo di niente. Un bel cazzetto. 5 di skill. E per caso, non voglio dirlo, se per caso, così, per casualità, un bianco, chiedo, chiedo. Back to back? Sì, ma per coglione. Però bello questo back to back, mi ha fatto un po' bagnare, vi dirò la verità. Un altro foot, però un po' una merda, ma siamo a tre. Siamo a tre, si gode. Siamo a tre, si... Oh, dottore, come le va? Questo è un pacco, cavolo, 84, 84, 84, 86, 90, 86. Bello, eh. No, addirittura pure Tonino Cross. Così però mi vizi, eh. Pacchi con i FIFA Points aperti. Andata male? No, guai, questa volta sinceramente non voglio manco stare lì sempre a fare quello lì che chiede troppo. Raga, abbiamo trovato 3 giocatori, compleanno di foot. Va benissimo, dai, Cribio. Sì, sono sempre soldi, per carità. Non è che ho trovato qui chissà chi di valore. Il pick è una chiavica. Zero icone, amen. Andiamo a vederle bene nel dettaglio tutte e due. Partiamo da quelli normali. Come caposaldo il migliore, raga. Io non so, non è che dico le cazzate, però raga, gli eventi di FIFA dopo i Toti sono fallimentari. Cioè ragazzi, gli anni scorsi giocatori come Bernardo Silva, Müller, Pedri, La Font erano giocatori supplementari, nel senso che prima c'era Mbappé, Ronaldo, Saint-Maximin, gente del genere che minchia dicevi alla faccia che roba. E poi c'era Bernardo Silva, Müller, che sono quei giocatori scarti che ti lasci lì e te ne fotte proprio. Invece adesso sono loro quelli che dovrebbero essere il top. Che per dire, io se trovo Bernardo Silva spero che sia scambiabile, che sennò questo che cazzo mi serve, manco per pulire scale. Come carta, boh, che ti devo dire, si muove bene, il restante, boh, niente, Müller, madre di Dio. Pedri può essere carino perché è un SBC, un po' piccolino, però un po' così. Marquinhos forte, bellissimo difensore, ne sono usciti 1000 su FIFA di difensori, però buonino, ma per un difensore questo evento non è il massimo, perché sinceramente con un DC non skilli. Perché mi sembra che ha le skills, no, al piede debole, altrettanto, non è che va a fare il mediano.
Però se tipo lo vuoi spostare in mediana, Marquinhos, forse, non lo so, potrebbe essere divertente. La Font, portiere, cosa ha questo qua? 5-5! La Font 5-5, lo mettiamo prima punta, tanto a fine è alto. Felix interessante perché 5-5, carta caruccia, molto carino. Joselu, stesso ragionamento degli altri. Emerson, se vi serve un terzino destro, sembra solido, a me dalla stat sembra solido. Alessandrini non lo ibridi manco se bestemmi la madonna. Questo qua manco lo pronuncio, che cosa fa? Bello, fai i bocchini con i piedi. Lingard, vabbè, né buono manco a scolare la pasta. Questo qui né buono manco a lanciare le bocce. Questo qua non sa manco se gioca a calcio o gioca a biglie. Bell'evento de merda. E pensare che gli anni scorsi questo qui era un evento, raga, clamoroso. Clamoroso. C'è stato un anno che era, mamma mia, vi dico per i più veterani, un anno che nemmeno troppi anni fa, che c'era in SBC Vidal, Renato Sanchez. Ragazzi, che quelle carte te le portavi fino a fine gioco. Una cosa meravigliosa. Adesso te devi stuccare sti coglioni. Molti eventi sono, come detto, fallimentari. Molte volte li salvavano, come detto, tipo il Foot Fantasy, gli Heroes. E qui, ragazzi, su così come poche cose. Qui le star sono loro. L'unico problema, che dovreste vendere la vostra casa, la vostra madre e tutto quello che tenete intorno. Partiamo da lui, dal signor Puskas. Da 3 di debole passa a 5 di debole. Mamma mia. 4-5, 97 di tiro, 93 dribbling, 93 passaggio, quasi 90 anche di velocità. Questo fa i buchi. Ragazzi, questo sotto porta uccide. Cioè questo qua vi spacca le porte. Se scende a un prezzo decente vorrei provarlo. Cantona 5-5 col suo body type che è enorme. 93 di tiro, 92 passaggio, 93 dribbling, 93 fisico, 90 di velocità quasi, 89. Parliamo di una carta straripante, meraviglioso. Poi 5-5, wow ragazzi, wow. George Best finalmente, anche se il work rate rimane così, ragazzi, è fenomenale. 94 velocità, 92 di tiro, 95 di dribbling. Ragazzi, con la quinta stella skill, ma sapete questo come si muove? Cioè questo qua è best per davvero. Matthäus è un centrocampista, ma con 5 di debole diventa totale. 90, 90, 92, 84, 98, 86. È meraviglioso, è totale questo giocatore, è totale. E poi abbiamo il re di questo evento, l'incubo di FIFA. Questo già era Gesù Cristo, la versione mid dell'SBC, Baby, Prime, era già Gesù. La nuova versione, da 4-4 se non erro, da 4-4 a 5-5, questo ha trasportato Gerzinho da essere fortissimo a essere Gesù. Signori, sono giunto al termine anche di questo video. Spero davvero che vi sia piaciuto. Se è così, raga, tantissimi mi piace. Fatemi sapere la vostra nei commenti. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella. Ogni giorno 14 un nuovo video. Condividilo con tutti i tuoi amici. Passate ai miei social, TikTok e Instagram. Dove è tutto questo? Vi ringrazio per il video, vi ringrazio il sostegno. Dex è tutto. Haters make me famous.